Buonasera a tutti e a tutti, sono felice di dare il benvenuto all'incontro La città del futuro, che è parte del programma di internazionale Ferrara curato in collaborazione con Fondazione Unipolis. Sarà una conversazione con tre ospiti illustri, che sono davvero onorato e anche un po' emozionato di moderare. Francesca Bria, presidente Fondo Nazionale Innovazione, Michele De Lucchi, architetto e designer fondatore dello studio MDL Circle e Caterina Sarfatti, direttrice del programma globale Inclusive Climate Action di C40 Cities. Io sono Stefano Delli, uno dei curatori di Segnali dal Futuro, che è una comunità di apprendimento diffusa per allenare la capacità appunto di immaginare il futuro, e in particolare nuove forme di città, i suoi modi di vivere, le sue forze, idee i piani che la compongono. Per una conversazione sul futuro della città è utile partire dalla constatazione che più della metà delle, della popolazione mondiale risiede in ambienti urbani. È una, una soglia simbolica che abbiamo superato ormai già da anni, ma l'impatto di miliardi di persone che vivono e lavorano eh, a stretto contatto tra di loro in città è reale, è molto reale, è enorme, grazie alla loro densità di capitali finanziari, intellettuali, relazionali e alla diversità che contengono le metropoli oggi sono dei centri portentosi di produzione di innovazione, cultura, arte e progresso. Nello stesso tempo però sono anche causa di inquinamento, riscaldamento globale, cambiamento climatico e generano dei meccanismi che alimentano diseguaglianze economiche, sociali e culturali. Queste conseguenze in un certo senso sono forse intrinseche al modello attuale di città. Ed è per questo che la pandemia ha diffuso la consapevolezza che, nonostante i benefici della ricchezza mondiale provengano, siano generati proprio dalle economie urbane, contemporaneamente è necessario e urgente un nuovo modello di sviluppo che garantisca il benessere delle persone e del pianeta. Sotto questo punto di vista, L'anno trascorso, con la, con la sua brusca interruzione della normalità, con le sue limitazioni, ha portato un numero senza precedenti di persone a dovere, in alcuni casi poter, sperimentare in massa stili di vita alternativi. Ad esempio, si è indebolito il nesso tra luogo di lavoro e luogo di residenza, eh, connesso ad esempio al concetto di pendolarismo. Alcune cose abbiamo visto che vanno avanti lo stesso, alcune cose abbiamo visto che invece non funzionano più. E Le conseguenze, in entrambi i casi, però, sono tutte da valutare. Questo ha attivato un dibattito prima personale, individuale in ciascuno di noi, poi di comunità, e ora un dibattito pubblico, attorno alla domanda se degli stili di vita alternativi non sono solo possibili, ma sono proprio desiderabili, e quindi quale futuro, nel, nel futuro desiderabile, quale ruolo avranno le grandi metropoli e se provocatoriamente avranno ancora un senso. Oggi, quindi, l'argomento di discussione è quello della città del futuro. Le sue caratteristiche, che vorremmo avesse, la sua forma, i suoi contenuti, le sue forze protagoniste e le tecnologie indispensabili per costruirla. E ne parleremo appunto con Francesca Bria, Michele De Lucchi e Caterina Sarfatti. Vorrei iniziare per rompere un po' il ghiaccio, con una domanda un po', un po personale. Appunto, abbiamo detto che abbiamo sperimentato tutti in questo anno chiedendovi a ciascuno di voi. Eh, come avete vissuto questo anno e come è cambiato il vostro stile di vita in questo anno? Se come è cambiato il vostro stile di vita in questo anno e se questo vi ha fatto cambiare un po' la prospettiva nel modo in cui voi, voi stessi intendete la città? Chiedo magari a Francesca se vuole iniziare. Grazie, Stefano. Buon pomeriggio a tutti e grazie mille a Internazionale per, per l'invito a questa bella discussione. Ma com'è cambiato questa domanda? <ride> diciamo, credo un po' come per tutti, moltissimo. E chiaramente, non nascondo, è stato un anno estremamente difficile. Stiamo affrontando una delle più grosse crisi eh, sia sanitarie che economiche che sociali, eh, sicuramente eh, negli ultimi decenni. E anche la nostra vita di tutti i giorni ne sta risentendo moltissimo, soprattutto per me. Io ho avuto un po' un cambio direi radicale perché un anno fa eh, sono, mi sono ritrasferita in Italia da Barcellona dove stavo eh, lavorando come assessore all'innovazione tecnologica della, della città di Barcellona e sono rientrata a, a Roma proprio per. Diciamo, assumere questo ruolo come Presidente del Fondo di Innovazione a gennaio, immediatamente prima dello scoppio della pandemia. Quindi, diciamo, non ho neanche fatto in tempo di eh, capire esattamente quello che mi stava succedendo attorno, di tornare nella mia città natale che è Roma di avviare diciamo una, una vita nuova tra virgolette e, e è scoppiata la pandemia che ha cambiato radicalmente la, la vita di tutti. Diciamo se dovessi dire le cose principali innanzitutto chiaramente la tua domanda sul rapporto con le città io credo che stiamo vedendo in maniera molto chiara il nesso anche fra pandemia Crisi climatica, crisi della biodiversità, ma anche proprio un bisogno no, di, un, di un cambio radicale rispetto alle forme uh, di vita, a partire chiaramente dalle modificazioni delle, del, del lavoro di tutti i giorni. Io sono, ad esempio, nel cosiddetto smart working, che è stato molto home working, più chiaramente uh, meeting in presenza, soprattutto istituzionali, ma insomma molto, molto ridotti eh, da oltre un anno. E eh, chiaramente, quindi, anche il rapporto fra abitare e vita privata, mm -hmm. mh, stare in casa e lavoro è cambiato moltissimo. Magari con un bisogno molto forte di ripensare anche la maniera in cui si vive, no? aver bisogno di spazi all'aperto, di più spazi verdi. Io, ad esempio, sto facendo moltissima attività fisica <ride> perché è l'unico modo. Quindi, ho iniziato a correre, andare all'aperto, cosa che magari non facevo da tempo perché utilizzavo la palestra. E, e poi chiaramente, vabbè, la digitalizzazione costante e perenne della nostra vita. Io non ti nascondo che ho lavorato con le tecnologie e anche per cambiare un po' il rapporto ehm, con la tecnologia in una visione più umanistica da tanti, tanti anni. Quindi so, ho sempre avuto una vita iper digitalizzata in realtà, però chiaramente adesso avendo tutti i meeting online. E, e lavorando sempre davanti allo schermo, eh, chiaramente e ordinando il cibo, il delivery, cioè comunque c'è stata una rapidissima digitalizzazione, magari poi ne parleremo dopo. Uh -huh. Che credo che da una parte no, ci ha fatto comprendere, come dicevi te, come questo possa essere un'opportunità. Ad esempio, molti si rendono conto che il diritto all'accesso alla banda larga, alla connettività dà anche più opportunità proprio in questo remote working, come dicevi, in questo lavoro a distanza o poter lavorare da, da più parti in cui la connettività è un'infrastruttura un critica per accedere poi ai servizi fondamentali, però allo stesso tempo chiaramente c'è una fortissima invasività eh, mm. della tecnologia, quindi con nuovi diritti eh, che si affermano, ad esempio si parla molto del diritto alla disconnessione, non solo alla connessione, mm. e poi chiaramente sempre di più eh, il bisogno di trovare nuove forme anche di educazione di accesso alla tecnologia che sia una piena cittadinanza digitale magari ne parliamo dopo grazie mille eh, faccio la stessa domanda a Michele De Lucchi come è cambiato e cosa ha imparato ma, eh, io, io sono molto fortunato perché eh, lavoro a Milano ma abito ad Angera che è un paese sul lago maggiore e era da tantissimi anni, cioè dal, dal 90, da 30 anni, praticamente vado su e giù a Milano, e, eh, e quindi è stata una, una bella sorpresa non dover fare il commuting su Milano e quindi, e quindi approfittare di, questa, di questo bel posto dove sono. In realtà, poi, eh, ho, sempre, ho sempre avuto uno studio anche qui ad Angera, perché nei fatti. Eh, mi ero messo in testa di trasferire tutti quanti qui in campagna sul lago, è un posto bellissimo, nel 1995-96 e ho comprato una bellissima un pollaio, un'azienda avicola, un'azienda uh, un avicola grande con i capannoni e, e pensavo di trasferire tutti quanti qui. Ho preparato... Da una comunità creativa un di portata, sul Lago Maggiore. Beh, eh, ho preparato tutto, ho fatto tutto senza chiedere niente, e poi un bel giorno sono andato in studio e ho detto: bene, adesso ci trasferiamo in un posto bellissimo. Con eh, i prati, il sole, il lago. Ho un silenzio totale. Cioè, era, a quell'epoca eravamo 60-70 persone, uno era felice ma giusto perché aveva appena saputo che aspettava un bambino e, e pensava alla, alla famiglia, all'idea della famiglia sul lago. Beh, insomma, ho dovuto cambiare immediatamente il progetto e questo, questo spazio che avevo comprato è rimasto per me. E per fortuna è rimasto per me, per due ragioni. Uno, per la pandemia, che così mi sono goduto la pandemia in Santa Pace, il lockdown in Santa Pace. Ma due, perché... perché nei fatti, eh, il mestiere dell'architetto e del designer è un mestiere che è molto diviso tra quello che fai su te stesso, con te stesso, e quello che fai con gli altri. Eh, è, molto, è molto separato o separabile l'attività che fai come espressione di te stesso, più autoriale, più, più da, diciamo, da, da artista, e quella che invece... Che fai con i team, con le persone, con gli ingegneri, con i tuoi collaboratori ma anche con gli idraulici, gli elettricisti, gli investitori immobiliari e così via, che è tutto un altro lavoro. Ma se, se uno dei due manca, manca un pezzo grosso, perché, perché eh, appunto o sei semplicemente, non semplicemente, sei un artista e fortunato che puoi, puoi vivere della tua arte, o sei solamente un tecnico da quell in quell'altro senso e hai solamente… La, la figura tecnica. Quindi... Sarebbe interessante magari rifare la stessa domanda adesso, dopo a, a quella che hai fatto ai tuoi collaboratori e collaboratrici un sì. po' di tempo fa, rifarla adesso. Ne approfitto per, per, appunto, adesso fare la stessa domanda a Caterina Sarfatti. Invece, com'è stata la sua esperienza personale rispetto anche a, a quello che è il tuo lavoro? Eh, grazie mille Stefano, buongiorno a tutti, buongior grazie mille anche all'internazionale dell'invito dell a questa bella chiacchierata. So che le domande sono tante quindi cerco di essere breve, ma eh, come diceva Francesca, mh, come dal punto di vista come dire, psicologico e psichico, moltissimo ovviamente. Eh, ma detto molto sinceramente dal punto di vista come dire, materiale, soprattutto all'inizio, eh, non tanto, il che come dire, eh, ha messo in questione diciamo, alcuni... E alcuni aspetti di, del, del, del mio stile, del nostro stile di vita, nel senso che io, eh, appunto, ho fatto una domanda personale rispondo dal punto di vista personale il giorno in cui dovevo tornare al lavoro dopo la maternità, io ho avuto una bambina a luglio, dovevo tornare a fine febbraio, e il giorno in cui dovevo tornare mi hanno chiamato all'ufficio e mi hanno detto: guarda, forse per due settimane è meglio che non vieni, e poi ci riaggiorniamo tra dieci giorni e non sono mai più tornata in ufficio. Ehm e, e quindi, come dire, venivo da sette-otto mesi di, 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 di vita molto stanziale, molto casalinga, e, ed è rimasta così, seppur radicalmente diversa, perché invece di occuparmi solo della mia bambina ho lavorato drammaticamente molto. E, perché appunto noi siamo una grande organizzazione internazionale, siamo sparsi in giro per il mondo. Questo zoom working, smart working è un po' il nostro pane quotidiano da anni. Eh, però appunto perché come dire, la modalità era molto, era molto simile, eh, anche quelle, mi sono resa conto che anche quelle piccole differenze, cioè poter andare in ufficio anche solo due volte a settimana, eh, poter avere un, come dire, un qualche svago rispetto al, al, al lavoro di home working, ha fatto tantissimo la differenza e, e quindi la riflessione era... Eh, la differenza tra, tra scelta e obbligo e quello che una città dovrebbe dare è proprio questo: no? eh, la, una possibilità di scelta eh, piuttosto che l'obbligo forzato a un certo tipo di modalità di lavoro, a un certo tipo di stili di vita, eccetera. E, e questo ovviamente eh, rileva anche del, del tipo di vita privilegiata che uno ha o non ha, nel senso che a me, grazie al cielo, non è cambiato tanto perché ho una tata, perché ho una casa bella dove poter lavorare. Eh, perché appunto è una modalità di lavoro piuttosto privilegiata e, e mi rendo conto che il fatto che non sia cambiato tanto rileva anche di un privilegio eh, abbastanza importante, diciamo, quindi magari su, sulle disuguaglianze della città ne parliamo un po'. Più. Poco, poco più ma, avanti. Tanto, tanto interessante perché tre persone, chi, per chi è cambiato non tantissimo, chi è cambiato tantissimo e chi stava progettando di farlo e ci è riuscito eh, veramente in, in questa fase. Eh, rimango da te con un, una domanda perché eh, ne abbiamo già accennato proprio prima in, in introduzione, ma anche Francesca Brià, del fatto che il modello attuale non, non è più sostenibile, non sembra essere sostenibile dal punto di vista... Ambientale, eh, non solo, e, con, e assieme a questo il fatto del, di, del, eh, della correlazione con tutto il tema del cambiamento climatico. E qua volevo farti la domanda per aiutarci a, a capire un po' quali sono i nessi, le relazioni e quali sono le criticità di questo modello sotto il punto di vista di sostenibilità. Del modello di oggi, sì, eh, niente del modello di oggi è sostenibile. Eh, potrei, potrei cavarmela così, ovviamente non basta. No, come diceva Francesca Bria prima, eh, io credo che noi stiamo vivendo, non solo adesso a causa della pandemia, ma negli ultimi anni, eh, una serie di crisi. Mi, mi, mi verrebbe da dire tre grandi crisi che sono iperconnesse tra di loro. Eh, la crisi economica e sociale, e quindi la crisi delle disuguaglianze, appunto, ne parlavo prima in maniera abbastanza leggera. E, ormai si, ogni anno si legge la disparità tra una piccolissima fetta della popolazione che guadagna milioni e milioni e miliardi e la stragrande maggioranza della popolazione, quindi una grande crisi della disuguaglianza. La crisi ambientale, quindi quella, quella climatica che ahimè non è sparita con la pandemia, anzi si sta acuendo, e la grande crisi sanitaria, ovviamente, quella che abbiamo vissuto tutti in questi, in questi, in questi mesi, quindi la crisi della pandemia. Ecco, partire dal presupposto che eh, sono, sono molto molto connesse una dipende dall'altra proprio perché fanno come dire sono tutte originate dallo stesso tipo eh, di modello di produzione dell'energia dallo stesso tipo di economia dello stesso tipo di modello eh, faccio due esempi veloci eh, mm -hmm. se, se si pensa eh, alla, sono, come direi, gli studi scientifici stanno arrivando adesso, vanno presi con le pinze, ovviamente eh, è un processo di iterazione scientifica. Però, se si pensa già adesso si dice che la distruzione della biodiversità in alcune zone del Sud est asiatico e l'aumento drastico delle temperature eh, nel Sud est asiatico ha creato o è stato causa. Eh, eh, del, dell'insorgenza di alcuni virus tra cui proprio uh -huh. eh, il virus che ha creato eh, la pandemia Covid-19 e questo come un esempio. L'altro esempio che si può fare è che la disuguaglianza è totalmente al centro della crisi climatica. E io do sempre questo dato il 10% della popolazione è responsabile per il 50% delle emissioni clima alteranti eh, che ovviamente è la fetta della popolazione del nord del mondo, più privilegiata, eccetera, eh, però gli effetti della crisi climatica, che già si vedono oggi e che già viviamo, come le, la, le, crisi, le crisi di calore, le inondazioni, l'allanzamento del mare, la siccità, eccetera, eccetera, eh, impattano maggiormente le persone che già sono più discriminate, che già sono più povere e che già sono più in difficoltà. Un altro dato esemplificativo dopo l'uragano Katrina eh, negli Stati Uniti, quindi diciamo non in un paese del sud del mondo, ma in una grande economia eh, mondiale, eh, due terzi dei lavori persi sono stati persi da donne, la maggior parte da donne afroamericane, quindi da già persone che nel mercato del lavoro facevano fatica per discriminazioni esistenti. E, e si può andare avanti eh, a IOSA, la pandemia, le disuguaglianze: chi si ammala di più, chi ne soffre di più, eccetera, eccetera. Ovviamente le città. Eh, sono al centro di queste crisi, eh, sia dal punto di vista negativo, emettono di più, le fratture si sentono maggiormente però anche potenzialmente dal punto di vista dei modelli di, di rinascita e di, di ricrescita, diciamo, eh, sono io credo, sono ancora oggi quei luoghi eh, di sogni possibili e di sogni avverabili possibili, a patto, e qui sicuramente ne parleremo, di non tornare indietro, eh, uh -huh. di non tornare indietro al cosiddetto business as usual, è quello che si faceva, che si faceva prima. Ne parlavamo, eh, Francesca Briastas ne ha parlato prima di come... Nell'ultimo anno è stata la, la trasformazione, transizione digitale forzosa, in molti casi è stata rapidissima e velocissima. E questo ha creato veramente un, appunto, un travaso di massa tra quello che sono gli spazi pubblici fisici a spazi pubblici digitali, come quello che stiamo vivendo in questo momento. E volevo chiederti quali sono le criticità che questo passaggio in massa ha fatto emergere, e dall'altra parte, invece, quali sono le opportunità che ci sta regalando anche questo questo passaggio di colpo sì innanzitutto diciamo collegandomi anche a quello che diceva caterina io credo dobbiamo iniziare a leggere la trasformazione tecnologica e il digitale come ehm, diciamo un cambiamento che va messo al servizio eh, della soluzione delle grosse sfide dei grossi problemi che stiamo vivendo in primis quella del cambiamento climatico e della grossa sfida della transizione ecologica e della sostenibilità. E diciamo che si fa sempre un po' questo quest'errore di guardare, eh, di cadere no, nel famoso soluzionismo tecnologico, in cui la tecnologia e il cambiamento tecnologico rapido sembra essere diventato un fine in se stesso, in cui non ci poniamo neanche più il motivo di a che cosa serve, per chi serve. E che tipo di modelli mh, di governance e di gestione e soprattutto quale sarà il modello economico e sociale del futuro perché in realtà con l'accelerazione di queste tecnologie che entrano in maniera pervasiva nella nostra vita, che cambiano le forme del lavoro, che cambiano le forme dell'educazione, la sanità, la mobilità nelle città, cioè che in qualche modo arrivano e trasformano eh, le nostre vite, trasformano trasformano anche l'economia, i governi, creano nuove istituzioni, un bisogno anche di nuove regole e di nuove governance. Un po' questo discorso, anche che faceva eh, Caterina, per fare in modo che l'innovazione non crei più disuguaglianze, eh, ma in realtà possa veramente migliorare la vita delle persone, migliorare le condizioni di lavoro, e soprattutto ecco essere messa al servizio dei cittadini e della grosse sfide, la sanità pubblica, il cambiamento climatico, una, una migliore qualità della vita in generale e la riduzione appunto di queste grosse fratture, sia di. Che territoriali che socio-economiche, questo è già in sé un grossissimo obiettivo. No, quindi in qualche modo, secondo me, al di là delle cose un po' più scontate, ovvero uh, l'Italia, ad esempio, è un paese che è un po' indietro nell'infrastrutturazione proprio digitale, quindi chiaramente adesso ci sono anche nel Next Generation EU e quindi nel piano di recovery nazionale delle priorità molto chiare eh, su creare delle infrastrutture, come può essere ad esempio la banda larga per tutto il paese, c'è cioè l'obiettivo di addirittura arrivare a dare eh, la connettività a un'infrastruttura Diciamo diffusa su tutto il territorio nazionale al 100% dei cittadini italiani, chiaramente c'è eh, la consapevolezza del bisogno di investire anche in educazione, nella generazione di nuove competenze eh, digitali, nell'educazione anche di base, quindi nelle scuole, e, e soprattutto appunto che sia diretta eh, anche ai giovani, mh, che, che possa colmare il gap di genere, eccetera, eccetera, e poi di stimolare l'innovazione che significa anche di facilitare che il nostro tessuto imprenditoriale possa veramente eh, giovarne no? da, da, da questa innovazione che non è, non, è, non è scontato anche perché in queste trasformazioni che stiamo vedendo eh, diciamo lo ricordo per magari chi non, eh, non presta attenzione a questi dati magari più economici chiaramente la innovazione tecnologica che può e deve essere democratizzata socializzata e messa al servizio di tutti al momento Abbiamo una grossissima concentrazione uh, di mercato e di potere, diciamo, nelle mani delle famose big tech di po poche aziende, in realtà un pugno di aziende fra gli Stati Uniti e la Cina che si contendono un po' la supremazia digitale, infatti la maggior parte delle eh, infrastrutture, delle piattaforme, delle tecnologie che usiamo, diciamo, non sono né made in Europe né eh, sviluppate, diciamo, non sono infrastrutture pubbliche, ma sono appunto in mano a questi grossi monopoli di dati. Quindi con un bisogno di riaffermare anche quello che io dicevo prima, ovvero dei nuovi diritti di cittadinanza nel digitale, il diritto alla privacy, il diritto alla protezione dei dati, ma anche proprio alla possibilità di condividere eh, questa ricchezza che poi viene generata dalla, dalla rivoluzione eh, digitale. Da questo punto di vista, eh, ora non so se focalizzarla più a livello delle città, chiaramente la risposta, anche perché dobbiamo chiudere, però ecco ci sono questioni rispetto a come le piattaforme stanno cambiando il mondo del lavoro con l'algoritmo no? che diventa un po' il capo e che regola le condizioni di lavoro, quindi c'è bisogno di normare quello. C'è tutto il dibattito sulla tassazione digitale, sulla protezione dei dati, che sono grosse, grosse dibattiti adesso. Che a livello europeo sono un po' al centro dell'attenzione delle riforme necessarie per governare la transizione digitale. Io credo in questa uh, visione che le città eh, possono essere, come insomma, dimostrato anche dal lavoro che io ho fatto negli ultimi 4-5 anni a Barcellona, uno spazio di democratizzazione del digitale, perché eh, si può, diciamo, riprendere un controllo democratico delle infrastrutture digitali, utilizzare i dati e le nuove tecnologie, la connettività, i sensori e quant'altro, proprio per, da una parte, facilitare la partecipazione dei cittadini, quindi combinare eh, la partecipazione democratica e il digitale. E dall'altra parte, proprio ad esempio su queste sfide, la transizione energetica, eh, proprio a livello urbano dico, tutte le decarbonizzare, la transizione a um, una mobilità elettrica e connessa, a una mobilità più condivisa, eh, la, la, sconfiggere il cambiamento climatico anche nel senso dell'inquinamento, una gestione migliore dei rifiuti, una gestione migliore dell'acqua, la transizione all'economia circolare. Tutto ciò può avvenire se viene fatto utilizzando l'intelligenza collettiva delle persone, quindi anche le infrastrutture tecnologiche, e poi facendo in modo che i dati e la tecnologia vengano insieme al nostro talento e capacità di creare nuove soluzioni, vengano appunto messi al servizio di questi nuovi esperimenti sostenibili e democratici di cui abbiamo bisogno. Grazie mille. Eh, hai messo insieme a un certo punto hai detto dei grossi obiettivi che poi uno sommato, sommati assieme effettivamente fanno un quadro eh, molto grande, molto ambizioso e mettendoli tutti assieme quasi sa il quasi dell'utopia eh, dal punto di vista delle, delle tecnologie, della sanità pubblica, eh, in, invertire il cambiamento climatico quindi volevo fare una domanda all'architetto dei lupi quindi come, come progettista come persona che poi in, in certo senso eh, sono persone che immaginano anche il futuro da, con, con la propria dimensione individuale quindi qual è il ruolo qual è il senso oggi qual è l'importanza oggi di eh, immaginare ancora delle utopie ha senso veramente immaginare ancora delle utopie sono utili avendo questi tipi di obiettivi eh, grandi davanti e eh, quali sono le utopie utili che dovremmo sviluppare magari per eh, pensare diversamente le città? Sì, 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 mille volte sì, nel senso oh, certo. che l'utopia, fo... ecco magari possiamo anche chiamarla diversamente perché uh, utopia, dire utopia è anche il sapore di qualche cosa che non è realizzabile e invece tutte le cose appunto che ha detto Francesca e Caterina devono essere realizzate, no, 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 non possiamo... Non possiamo uh, evitarle ormai perché ne va proprio della, della nostra esistenza uh, su, su, su questo pianeta e della, nost della nostra qualità di vita in generale, o di ma soprattutto quella di chi ci seguirà, delle nuove generazioni, di quelli che, che della bambina della Caterina cioè, uh, uh, o dei miei figli che, sono, che a questo punto, dopo un certo momento nella vita ci si rende conto che quello che si fa non lo si fa più per se stessi, ma lo si fa per gli altri. Questo, del resto l'uomo è un animale proiettante, forse anzi è l'animale proiettante per eccellenza, perché noi continuiamo a, in qualche maniera a usare la nostra capacità di prevenire o di, o di progettare, proprio come lo dico da progettista, ma tutti progettano qualche cosa. Il mio maestro, Ettore Sossos, diceva che il progetto più importante da fare è il progetto della vita, che non è un progetto di, eh, di, con la, che si fa con la penna o la matita o il pezzo di carta o col computer oggi, è un progetto che si fa proprio con, con il proprio spirito, con la propria intelligenza e con, con i propri sogni, perché valgono, valgono anche quello. C'è da dire, c'è anche una volta, ho letto un articolo molto bello, non mi ricordo né dove che articolo allora, cerchiamo. ma diceva che uh, c'è una, una particolare uh, rivelazione per cui gli, gli, gli scrittori di science fiction più, più in, in maggior numero e di maggiore capacità di fantasia vivono nei luoghi uh, dove c'è la maggiore produzione di tecnologia e il maggiore uso di tecnologia. Cioè, tecnologia e science fiction stanno insieme. E, eh, e questo articolo diceva, eh, amici americani o californiani che siate, state attenti perché i migliori film e i migliori romanzi di fantascienza adesso vengono dal Far East. Come per dire, potrebbe essere questo addirittura un segnale che, però al di là del segnale, quello che è bello pensare è che la fantasia, l'immaginazione, anche quella più uh, esageratamente uh, buttata verso il futuro, più esageratamente impossibile, è quella che in realtà trascina tante, tante uh, ricerche, tante... Tante innovazioni, tante, tante esplorazioni che altrimenti non ci sarebbero. Per cui l'utopia, anche per me come architetto, io spingo molto anche il mio circo a progettare uh, fantasia, a progettare visioni del futuro. Senza visioni non andiamo da nessuna parte, e senza una visione di una città migliore, come, come è stato benissimo espresso fino adesso, con tutti quei problemi giganteschi che ci sono. Uh, eh, oh, no, 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 non c'è mica soluzione non c'è mica alternativa alla città non c'è alternativa le città l'unica alternativa alla città è una città migliore e per farla diventare migliore bisogna fare tutte quelle cose che non ripeto che sono state dette benissimo da Francesco okay. eh, come dire eh, effettivamente quello che emerge soprattutto da questa prospettiva adesso dell'impatto del cambiamento climatico Occorre l'impressione che occorre un cambiamento veramente radicale di prospettiva, non è semplicemente una correzione di qualche grado, ma quasi eh, appunto, veramente significativo. Quindi volevo chiedere a, a Caterina Sarfatti, invece dal, dal, dal suo punto di vista, dalla tua esperienza, eh, uno se è veramente quanto è veramente radicale questo cambiamento che, che ci è richiesto di prospettiva e dall'altra parte.. Quali sono oggi, a che, a che punto siamo e cosa serve, cosa ci servirebbe per metterlo davvero al centro dell'agenda dell pubblica questo tema del, della crisi climatica e del, e del cambiamento? Cosa dobbiamo fare per far sì che sia l'argomento eh, a cui tutti di fatto poi facciamo in un certo senso pressione per questo cambiamento radicale? Eh, grazie Stefano, è una domanda. <ride> gigantesca e penso che per rispondere ci vorrebbero tanti cervelli e, e, e tante diverse competenze, tante diverse prospettive. Diciamo dalla, dalla mia eh, in questi appunto in questi mesi si è sentito anche, anche abbastanza nel dibattito pubblico parlare di transizione, no? di transizione mm -hmm. ecologica, di transizione ecologica e solidale, anche di Green New Deal dall'altra parte dell'oceano, eh, richiamando proprio a delle trasformazioni eh, grosse, perché insomma il New Deal è una, è una grandissima trasformazione pubblica e privata eh, di tanti anni fa. E, ecco, cosa hanno in comune diciamo, queste, queste parole, questi concetti che abbiamo un po' sentito nel dibattito pubblico, secondo me? La prima è proprio quello che dicevi tu, cioè la transizione, e qui mi, fa, mi rifaccio a un bellissimo editoriale di Carlo Impetrini qualche giorno fa, se non l'avete recuperato ve lo consiglio: eh, che proprio parlava di transizione. Eh, qui non si tratta di come dire, una spulciatina eh, di efficientamento energetico da una parte, qualche pista ciclabile eh, e, e qualche insomma, cambiamento di stile di vita. Eh, si tratta proprio di, di un qualcosa che se vuole essere efficace. Deve essere veramente radicale e veramente coinvolgere tutto l'aspetto la, del nostro vivere quotidiano e anche tutti gli aspetti delle grandi politiche nazionali e locali. Eh, quindi, non solo quelli ambientali, ma quelle economiche, quelle culturali, eh, quelle sociali, eccetera. Perché proprio riguarda eh, tutto il nostro, il nostro vivere, se no non è una transizione. carlin Petrini ehm, parlava del rischio che eh, questo concetto della transizione ecologica diventasse come quello della sostenibilità, che all'inizio eh, negli anni 70-80 sembrava appunto veramente una rivoluzione dei nostri modelli di sviluppo e poi è diventato un brand di alcune aziende eh, per fare prodotti green. Eh, e che effettivamente per evitare questo rischio, per far sì che la transizione sia un cambiamento radicale, eh, bisogna che guardi a, a, a cambiamenti eh, del tipo la macchina non è più eh, un diritto e, e non può più essere un bisogno. Quindi questo cosa vuol dire nelle città? E soprattutto cosa vuol dire per quelle persone che devono per forza muoversi in macchina per, per dove abitano e per le possibilità economiche che hanno. Eh, significa mangiare, decisamente mangiare meno carne e cosa vuol dire per quelle famiglie eh, che non possono permettersi un accesso a cibo sostenibile, fresco, tu, tutti i giorni. Eh, significa rivoluzionare i nostri metodi di produzione e distribuzione dell'energia. Eh, cosa significa per le città? Insomma, tutto questo ha una prospettiva radicale. insomma. Eh, e la seconda che ha al centro di, questa, di, questa, di questi insomma, concetti e idee eh, di cui si è parlato in questi ultimi mesi è anche il fatto che la sostenibilità ambientale la transizione ecologica non può essere fatta a discapito di quella sociale, della sostenibilità sociale. È cruciale che qualsiasi politica ambientale, locale e nazionale non esacerbi discriminazioni esistenti e non crei maggiori povertà. E, e questo è cruciale per cercare... Il grande, come dire, giornalista e politologo Alexander Langer non è solo giusto in sé, eh, ma è l'unico modo perché la transizione sia desiderabile e quindi sostenuta dalla grande parte della popolazione. E questo, però, vuol dire anche delle cose molto concrete nelle città. Eh, per esempio, appunto alcune cose le diceva Francesca prima, quindi non le ripeto: ma eh, a, parlare di efficientamento energetico degli edifici significa parlare di come Riscaldiamo le nostre case, raffreschiamo i nostri uffici, del, dell'ambiente in cui studiano i nostri figli, cioè significa parlare di cose molto. Quotidiane concrete, che se fatte in modo radicale, significa anche migliorare la qualità della vita delle persone che, per esempio, vivono nelle case popolari, significa ridurre le bollette, eh, significa ridurre la povertà energetica. Quindi, non è appunto solo una questione ambientale, ma è anche una questione sociale ed economica, se fatta radicalmente, se fatta bene. La mobilità sostenibile, appunto, investire massivamente negli autobus elettrici, per esempio, e quindi rivoluzionare il mercato da questo punto di vista e le infrastrutture da questo punto di vista significa far sì che la mobilità sostenibile sia accessibile non solo ai giovani hipster che vanno in bicicletta e dentro qui mi ci metto anch'io non è assolutamente deg degradante eh, ma significa aumentare l'accessibilità alla sua mobilità sostenibile anche per gli anziani anche per le persone che vivono solo in periferia in periferia, eh, periferia eccetera la forestazione, se fatta bene, eh, non significa appunto creare quartieri particolarmente privilegiati e ricchi dove si può accedere eh, a dei bei parchi, ma significa veramente migliorare la qualità, se fatto bene, significa veramente migliorare la qualità dell'aria eh, drasticamente per tutti. Ecco, un ultimo punto su questo è che i sindaci e il pubblico... Hanno un ruolo fondamentale in questo. Mm. Eh, lo dice sempre benissimo Marianna Mazzucato quando parla del pubblico come ruolo fondamentale per i processi di innovazione. Eh, appunto, il, il, il dove investire, con chi fare le, le alleanze, che tipo di politiche mettere in campo e come anche innovare le proprie competenze all'interno, eh, è una questione centrale per il pubblico e, per, e, e per, per i sindaci. Per esempio, queste figure che hanno competenze sia sul sociale che sull'ambientale eh, spesso non esistono nelle città, ci sono alcune pochissime eccezioni. Quindi significa anche rivoluzionare appunto i propri sistemi. Eh, di governance e i propri sistemi di, di, di competenza all'interno delle città. Quindi ci vuole sia visione che grandissima concretezza e, e grandissima know-how all'interno proprio del pubblico e dei suoi processi. Sarebbero altre 300 domande da fare eh, che, che, che mi hai che mi stimolato. Nel frattempo, ci sono un po' di domande che stanno arrivando dal pubblico e vorrei girarne alcune, eh, una in particolare a Francesca Bria. Provando ad aggiungere delle altre domande, così eh, ottimizziamo un po' il tempo. E, il primo punto è quello del di qual è, eh, dal tuo punto di vista, quindi il ruolo del lavoro da remoto, dello smart working, anche in un certo senso, nelle città eh, post-Covid. E connesso, e così ci attacco, è connesso anche al tema. Eh, smart fino a qualche tempo fa, anche un po' adesso. Smart era proprio anche un modo di intendere come chiamavamo la città del futuro. Era la smart city eh, o uno dei modi con cui intendavamo, E un po' anche provocatoriamente eh, ti, ti chiedo: cioè, cos'è oggi la smart cities? Ha eh, ancora senso parlarne? E poi. E poi basta, poi dico l'ultima cosa: mm. e, um, una, una cosa che diceva Caterina, a un certo punto, ha citato eh, il rapporto e la collaborazione pubblico e privato. Dal, ovviamente, tu sei in una posizione eh, privilegiata per vedere anche questo, questo meccanismo di collaborazione. E molto semplicemente volevo, volevo chiederti in che modo possono collaborare e eh, qual è il ruolo in questo caso del privato in questo mm -hmm. grande cambiamento radicale che mm -hmm. mi aspetta, scusa tante cose insieme, ma è troppo ghiotta <ride> l'occasione, è troppo no. no, no, ma va benissimo, ma innanzitutto anzi volevo fare delle considerazioni anche su quanto detto da Caterina brevemente su questa. Eh, no, quasi un po' dicotomia no, sul fatto che eh, è un cambiamento epocale forse di civilizzazione, direi, non solo di modello di sviluppo. E eh, da una parte c'è bisogno di essere radicali e di guardare al futuro in maniera chiara e decisa. E anche di mettere in moto queste grosse politiche eh, ai vari livelli che sono stati citati, il che significa, appunto, guardare il rapporto nord e sud del mondo, eh, fare in modo che le grosse industrie, le grosse imprese che, eh, diciamo, hanno poi la responsabilità di decarbonizzare eh, l'economia le, le, e i processi industriali, eh, ne facciano parte. Bisogna guardare gli incentivi del mondo finanziario, probabilmente bisogna rivoluzionare economia adesso eh, c'è eh, direi anche un cambio di paradigma estremamente importante da osservare rispetto a, a diciamo un superamento direi in maniera molto chiara del neoliberalismo di quello che veniva chiamato il Washington consensus di un certo tipo degli altri anni eh, da poco che sia eh, la banca eh, mondiale che il fondo monetario internazionale sta dicendo ci vogliono trilioni di investimenti pubblici nell'economia il nuovo piano di Biden, che è stato proposto sia il piano de, di infrastrutturale che il piano di eh, diciamo proprio di sviluppo economico eh, post-pandemico, è più o meno 5 trilioni di eh, dollari iniettati di stimolo, quindi di economia fiscale, eh, di stimolo nell'economia, con un ruolo appunto anche, come citava Caterina, molto attivo dello Stato nel, nel, nello sviluppare questi trasformazioni, anche per fare in modo che poi l'impatto eh, sia quello di creare lavori di qualità, di ridurre le disuguaglianze e di porsi il problema di chi paga questa transizione, perché non so se anche ci ricordiamo eh, nel passato in Europa, ma comunque anche a livello globale, la nascita dei populismi, anche dei nazionalismi, sono una risposta a cosa non funziona nell'economia globalizzata, eh, anche in Europa quando il presidente francese Emmanuel Macron Iniziò a proporre delle misure di tassazione no, del, del, delle emissioni di CO2 eh, per facilitare la transizione eh, elettrica. In Francia ci fu lo scoppio del movimento dei gilets jaunes, che tra l'altro era dei, dei gilet gialli, cioè ovvero chi non si poteva permettere, come diceva anche Caterina, di non utilizzare più la macchina inquinante, perché comunque per loro era un mezzo di trasporto assolutamente necessario. Lo stesso discorso eh, si applica alla questione delle grosse città, delle grosse metropoli che hanno dei modelli eh, insostenibili sia di vita che di investimenti finanziari. Eh, se non ci si pone la questione, ad esempio Rem Koolhaas, Michele poi può commentare, io mh, ci ho dialogato parecchio nel mio lavoro anche a Barcellona e lui dice non dobbiamo più parlare di smart city, adesso parliamo di smart countryside, cioè delle campagne intelligenti, dobbiamo connettere. Ripensare la città in una versione, cioè porsi il problema di quello che c'è fuori della città, cioè integrare eh, le, le, le periferie, le campagne, i centri non urbani. Ma se si pensa comunque all'Italia, quanti borghi, quante aree interne, quante, no, quant, quanto lavoro c'è da fare a, a livello di inclusività in, questo, in questa uh, direzione. E queste grosse però trasformazioni, volevo dire, che non ci devono, perché in qualche modo può anche essere paralizzante, ovvero dire ok, dobbiamo cambiare tutto, però nonostante i movimenti che vediamo dei ragazzi che vanno in piazza per protestare, nonostante ci sia tutto quello che c'è, si fa fatica a vedere il cambiamento in concreto. E quindi allo stesso tempo dobbiamo invece... Forse no, porci la questione di come si cambia in maniera incrementale, cioè, ad esempio, tutti questi ragazzi che vanno in piazza per il clima, che scioperano per la sostenibilità, che scioperano per il clima, alla fine bisogna anche dargli delle forme molto concrete per capire come, ad esempio, aiutare le città a, eh, ad andare verso una strategia di net zero, di, no, di impatto climatico zero, come eh, produrre meno. Eh, rifiuti, come passare ad un'economia un più circolare, che stile, di, che cosa fare, insomma, in maniera molto pragmatica e molto concreta. Quindi credo che ci sia bisogno di questo grosso, cioè di questa consapevolezza che il cambio è così radicale e anche macro e che ci sono tutte le questioni che ho messo sul tavolo, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno un po' di questo cambio incrementale con delle azioni molto eh, concrete da fare. E sulla non ho risposto a nessuna delle tue domande tu mi chiedevi della la questione della smart city, allora eh, diciamo smart era diventato un po' il feticcio, cioè in realtà sto un po', un po rispondendo a questa questione, eh sì, io no, non infatti. credo che abbiamo bisogno di brandizzare, anche perché voglio dire smart è diventato dal dentifricio alla sedia al, al frigorifero al, insomma tutto è smart oggi e non si capisce bene di cosa stiamo parlando, tra l'altro sappiamo che comunque il termine smart è stato coniato da imprese tecnologiche che avevano un po' l'obiettivo di venderci dei gadget. Io non credo che eh, questi, questi problemi complessi e così strutturali si vanno a risolvere con dei gadget tecnologici. Bisogna assolutamente ripensare la Smart City, ma soprattutto, ad esempio, ecco tre cose. A Barcellona i progetti più importanti che abbiamo fatto che secondo me vanno raccontati sono uno, la creazione di un'impresa municipale di produzione di energia rinnovabile eh, mm. che poi abbiamo, diciamo, integrato ad uno smart grid decentralizzato, dando incentivi ai cittadini per mettere i pannelli solari e per produrre l'energia nella loro comunità che poi si integra alla produzione di energia solare ed energia rinnovabile della città di Barcellona. Un altro grande esempio sono le superiglie, i superblocchi, abbiamo creato un modello che adesso si parla tanto della città dei 15 minuti, però in realtà era il modello urbanistico di Serdà a Barcellona: di creare dei distretti autosufficienti, recuperando il 60 di spazio pubblico che è diventato spazio verde e spazio per i cittadini. Quindi abbiamo rimosso le, le automobili dal centro urbano. Questa, ad esempio, è una delle trasformazioni di cui c'è estremamente bisogno nelle città abbiamo eh, dichiarato che i dati sono un'infrastruttura pubblica, un bene comune che appartiene ai cittadini di Barcellona mettendo delle clausole nei contratti pubblici proprio per fare in modo che i dati venissero restituiti alla cittadinanza che paga i contratti della città e con questi dati abbiamo dato vita ad un grande programma di partecipazione dei cittadini e poi di sviluppo di applicazioni al servizio della soluzione delle sfide urbane. Questi sono un po' secondo me gli esempi della città intelligente, una città verde, digitale e sostenibile che mette al centro le persone e i loro diritti e che sviluppa questi meccanismi di partecipazione civica coinvolgendo le comunità nella gestione di questi problemi e chiudo qui perché ho veramente preso troppo tempo per me è fondamentale far capire che il Green Deal più la transizione ecologica, quella digitale e farlo con equità sociale non sono un processo tecnocratico non importa quanto Bruxelles possa mettere le regole gli standard giusti e anche investimenti pubblici, che non abbiamo mai visto. Se non stimoliamo processi dal basso, coinvolgendo le comunità, coinvolgendo le persone i cittadini e cambiando la maniera di fare le cose, secondo me, sarà difficile renderlo realtà. Quindi, coinvolgere le persone che sono coinvolte da queste decisioni nel processo decisionale stesso. Uno degli elementi che è che hai toccato è quello del, del countryside, smart uh, countryside, quindi tutto ciò che non è città. E nella, un po' nel racconto che abbiamo fatto oggi c'è un po', cioè c'è cioè quello che è città e poi quello che c'è fuori. In realtà sappiamo perfettamente che è un, è un, sono dei mondi un po' più porosi, anzi, la, la domanda che vorrei fare a Michele De Lucchi è che eh, una delle, delle tensioni che poi caratterizzano le metropoli è proprio la tensione tra centro, cioè centro e periferia, tra quartieri interi e quartieri esterni che sono spesso considerati invece marginali all'interno del, del sistema città. E vorrei fare la domanda: del dire, ma è veramente così? Cioè le aree periferiche sono veramente questi luoghi eh, marginali, o al contrario, invece, sono luoghi di sperimentazione e di creatività? Visto che poi abbiamo, ci siamo detti spesso che, che ci, ci serve creatività per immaginare qualcosa, e eh, qual è il loro ruolo nel? costruire nella città del futuro? Quindi anche qua eh, mi rivedo con una domanda molto ampia, però abbiamo tempo. No, beh, eh, sicuramente quello che è importante ribadire è che le periferie sono l'argomento, cioè eh, le, le città non possono vivere se non hanno delle periferie eh, non solo funzionali, belle, ma proprio reinventate completamente. Da, bisognerebbe anche cambiare la parola periferia, perché la parola periferia è di per sé peggiorativa rispetto all'immaginazione che ci possiamo fare del, del, de, dello spazio di ingrandimento, di allargamento che hanno le città. Eh, ecco, eh, io, io personalmente sono molto preoccupato di, di uh, andare a, uh, a allargare la periferia all'estremo, perché mi piacerebbe proprio che... La parte urbanizzata rimanesse ben, ben circoscritta e, e, e la campagna rimanesse il più possibile naturale e, mm -hmm. e, e, e libera per tutti quanti. Quando vedo una gru in mezzo alla campagna mi, mi batte il cuore, e dico un altro pezzo di mondo distrutto. Uh, ma, ma, nei, nei fatti, però, la, la, la periferia si può uh, proprio usare come sperimentazione anche quello che è stato detto poco fa che bisogna incominciare a incidere sulle comunità perché sono le comunità quelle che sanno maggiormente che sanno che hanno il potere eh, maggiore di fare i grandi cambiamenti ecco eh, io, io per esempio sto disegnando dei nuovi condomini perché mi sono reso conto che eh, il condominio cioè quell'edificio dove viviamo tutti sotto lo stesso tetto è più delle volte un covo di vibra e non certo una uh, comunità ideale verso la quale si potesse uh, puntare per, uh, per uh, questo grande nuovo paradigma da, 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 da porre sopra il mondo. Tanto c'è un, un bel romanzo di fantascienza che si intitola così, Il condominio, quindi. Eh, lo torna. lo devi mandare perché lo voglio leggere. Ma eh, il condominio proprio se si, si risolve anche sui pianerottoli delle scale, cioè eh, si risolve molto nella, nelle costruzioni delle piccole comunità. Dobbiamo anche incominciare a investire nelle, nelle piccole comunità, che non sono poi tanto piccole, perché i condomini hanno 300, 400, 500 persone. E sono, se, se non funzionano quelle, se non funzionano le, le, le relazioni più, più personali, quelle che possiamo sperimentare noi stessi con il nostro vicino di casa o con il barista. del De, 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 sotto nell'incrocio nell della strada. Cioè, no, no, non riusciremo mai a trovare quella, quella mentalità di cui abbiamo estremamente bisogno per, proprio per questa, uh, queste trasformazioni che abbiamo di fronte. Da, da architetti noi possiamo anche fare molto, perché uh, la, la, la teoria oggi è che l'architetto non progetta solamente le case, gli oggetti, gli spazi, ma progetta anche i comportamenti delle persone. E io ci credo molto in questo, ci credo molto perché credo molto che eh, l'ambiente il, il, intervenga sulla, uh, sulla personalità delle persone e intervenga molto anche sulla, sulla costruzione delle relazioni. Eh, la, la bellezza della città, come è stato detto, è proprio la bellezza delle relazioni: noi, anche se riusciamo a costruire delle relazioni attra attraverso il mondo digitale. In realtà abbiamo bisogno di relazioni personali e lo vediamo, lo vediamo facilmente oggi, proprio concretamente. Possiamo sicuramente avvantaggiarci della tecnologia, avvantaggiarci di tutte queste potenzialità che sono, si sono sviluppate in questo tempo di lockdown, ma dobbiamo, ma dobbiamo ricominciare proprio in queste piccole cose. Un condominio che non sia fatto per, per standardizzare le persone, per rendere tutti quanti eh, inquadrati dentro gli stessi muri, eh, giusto per omologare e rendere più facili le cose. Perché gli uomini non sono omologabili. Sarebbe appunto un grandissimo errore omologare le stesse persone, o, o, o da una parte o da quell'altra. E... Uh, Ecco, noi stiamo facendo dei progetti proprio del tutto visionari, del tutto immaginifici, proprio sui condomini. Non li chiamiamo più condomini, li chiamiamo happy communities, cioè le comunità felici. Perché, perché non si può più partire dal, dal problema del, solamente tecnico della sostenibilità intesa come, come coibentazione. Dei, dei, dei muri come, uh, come uh, solamente, solamente come questo non è più solamente questo anche perché il mondo più perfettamente sostenibile fatto da, da uomini insostenibili um, in, in breve no, non funziona più e, devo dire è una bellissima chiusa questa e, volevo fare un'ultima un domanda se sì, abbiamo un pochino di tempo vediamo se riusciamo a farci le ultime domande eh, perché un, non posso esimermi dal da chiederlo perché è un, un tema oggi che sentiamo molto ricorrente, è quello della città 15 minuti, della città de, uh, dei 15 minuti e le sue varie declinazioni e volevo chiedere a, a caterina sarfatti appunto eh, questo modello qua si è imposto in maniera molto forte ma quali sono le vere caratteristiche di, di innovatività di innovazione di questo modello rispetto al modello eh, attuale e se ci sono eh, oltre a beh, caso adesso si parla di Barcellona si, eh, prima si parlava rispetto a Città 15 Minuti di Parigi se ci sono delle sperimentazioni interessanti magari anche in Italia Sì, lo, lo citava Francesca prima, anch'io penso che non sia un concetto nuovo. E, in fondo la città policentrica, la, la città decentrata è un, un, come dire, un concetto che urbanisti e, e addetti al settore hanno, di cui hanno parlato per tanto tempo. Forse la cosa nuova è, eh, come al solito, eh, il brand eh, che in qualche, in, in qualche modo sta oggettivamente e un po' più seriamente riscuotendo un po' di come dire, eh, consenso e anche citazione politica. Noi abbiamo proprio visto dentro la rete di C40 eh, tanti sindaci eh, proprio negli ultimi mesi adottare questo, questo concetto e questa narrazione eh, per spiegare in modo semplice e delle piccole rivoluzioni concrete, come diceva Francesca prima, che possono essere spiegabili e accessibili facilmente a tutti, al di là, come dire, del mondo urbanista e del mondo, e del mondo delle città. E, e diciamo, le due cose essenziali sono innanzitutto l'accesso. Accesso come grande fattore di equità. L'idea principale è che non, dovunque tu viva in una città, puoi avere accesso. Eh, eh, rapido, quindi entro i 15 minuti o a piedi o in bicicletta o con un mezzo di trasporto pubblico e sostenibile ai servizi essenziali, eh, dalle librerie al medico, eh, la medicina territoriale tra l'altro fa parte di questa visione, eh, al cibo fresco, anche ai piccoli uffici, eh, l'idea di non avere più dei grandi headquarters ma di avere uffici sparsi nel giro della città in modo tale che mm. puoi gestirti meglio i tuoi orari. Ecco, quindi accesso come grande, come grande, grande volano di equità, eh, in modo tale che appunto eh, non crei, come dire, eh, piccoli quartieri disaggregati e segregati, ma crei la possibilità veramente di, di accedere eh, per tutti alle, alle servizi essenziali. E la seconda è quella della scelta, torno come dire. Alla, al, al mio primo intervento no? eh, spostarsi da una, da una mobilità obbligata e forzata eh, alla scelta una di, a una mobilità sì. che tu scegli eh, quindi non è la, la, questo ci tengo molto, il modello dei 15 minuti non significa che annulli le differenze e come dire, annulli le grandi peculiarità delle città, no? cioè la grande discoteca Berlino, il grande centro culturale eh, londinese, ogni quartiere deve avere la propria peculiarità. E se tu vuoi farti due ore di macchina o meglio due ore di, di metropolitana per arrivare al grande museo famoso in tutto il mondo, te le puoi fare, ma lo scegli tu. Non sei obbligato a farti due ore di commuting eh, col, con, con le auto per andare a lavorare perché non hai altre possibilità. Mm -hmm. Ecco, questa è diciamo, la, 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 visione, la visione principale sta, quindi, della città di 15 minuti e su questo stanno lavorando tante città. Eh, da Milano anche, eh, a Montreal, a Seattle, a Parigi, eccetera. L'ultima cosa che vorrei dire è che Parigi, per esempio, l'ha fatta come sua piattaforma elettorale e eh, quindi ha proprio mm -hmm. la, la sindaca di Parigi ha scommesso su queste idee, su questa visione anche per aumentare il consenso e per vincere le elezioni. A e proposito... questo va di metterlo al centro del dibattito pubblico l'ha proprio messo è al centro del dibattito, dibattito pubblico, pubblico e ha scelto i suoi alleati politici sulla base diciamo di questa, di questa visione proprio per, per facendo quello che diceva Francesca prima cioè appunto la transizione ecologica in qualsiasi forma essa sia non è politicamente neutra no? E, e con chi la fai e come la fai e ha, 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 un, ha un suo peso bellissimo Volevo fare un'ultima domanda a Francesca Bria, ehm, perché oggi abbiamo il titolo è Città del futuro, quindi chi vivrà il futuro sicuramente sono i giovani, eh, contemporaneamente. Mi sembra, ma questa, dal, dal mio, dalla mia prospettiva, che eh, la categoria dei giovani sia tra le più penalizzate da questa, questa crisi che abbiamo vissuto in questo, in questo periodo, e eh, che a proposito di alternative, le alternative di questo gruppo di persone si stiano stringendo. Tempo di più, e la domanda, anche ancora una volta, richiederebbe una risposta lunghissima, però la voglio provare comunque a fare. in che modo il Città possa essere più a misura dei giovani? Sì, grazie, Stefano. Ma in realtà, un po' ne abbiamo parlato. Io quando dicevo che eh, mi sembra che i giovani, a parte, insomma, sono stati molto penalizzati perché chiaramente la restrizione di comportamenti e di contatti sociali, di, di luoghi della socialità, di luoghi dell'espressione eh, creativa, di dei luoghi dello studio, di luoghi dell'educazione, cioè è stato comprimente e comunque eh, l'abbiamo detto fin dall'inizio della uh, chiacchierata che le disuguaglianze, non solo i giovani, ma anche le donne, ad esempio, che ne, ris ne hanno risentito di questa pandemia. In maniera fortissima se guardiamo la perdita dei posti di lavoro eh, ci apprestiamo a, a affrontare eh, una delle grossissime crisi una grossissima recessione economica con grande perdita dei posti di lavoro molti sono perdita di posti di lavoro femminili soprattutto in Italia e, um, disuguaglianze di tutti i tipi ecco i giovani chiaramente ne risentono e ne hanno risentito molto io um, dicevo anche che i giovani sono stati in questi anni un po' il campanello ci cioè, hanno un po' risvegliato no, sull'urgenza di questa fase eh, il movimento di Fridays for Future, ma non solo i movimenti giovanili, eh, come anche i movimenti femministi, effettivamente nell'ultimo nell periodo sono un po' all'avanguardia nel porre il bisogno, l'urgenza di questa trasformazione. Ma anche il campanello d'allarme che bisogna farlo con equità sociale: no? bisogna farlo in maniera appunto da garantire una transizione eh, giusta e, e, e quindi che, e, che nonostante io ad esempio conosco molti ragazzi che ormai si iscrivono ai corsi di sostenibilità tutti vogliono studiare il clima l'ambiente cioè c'è molta consapevolezza ma allo stesso tempo a mio avviso troppo poca opportunità di mettere in pratica in maniera pragmatica eh, le, 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 le cose da fare eh, io vorrei diciamo tornare un po' anche su quello che diceva l'architetto come diceva Michele prima sull'utopia pragmatica No? Perché a me piace molto, io un po' ho fatto tutta la mia vita eh, sperimentando, io credo molto in questo sperimentalismo democratico, come dicevo prima, ma sperimentando utopie cercando di renderle pragmatiche, cercando di renderle progetti che possiamo implementare insieme, che possiamo far vivere insieme. E, ehm, a mio avviso c'è bisogno di tutta questa energia e mobilitazione dei giovani a partire proprio magari dall'educazione, dalle scuole, dalla formazione, da, da, da questi spazi eh, qui. Ma allo stesso tempo c'è bisogno di un movimento eh, interdisciplinare e culturale. E mi rifaccio magari adesso un po' al ruolo che io ho come advisor della presidente von der Leyen su questo bel pro progetto che è stato lanciato, che è la New European Bauhaus, cioè avere, diciamo, lei ha lanciato l Idea di questa New European Bauhaus per la transizione energetica. Che cosa significa andare a ricreare no, quel movimento pedagogico e culturale eh, che è stata la Bauhaus per ripensare il concetto di sostenibilità, di accessibilità e di estetica, quindi anche uno stile proprio creando uno spazio proprio di co-creazione fra architetti, artisti, artisti perché ci servono, ci servono i poeti, ci servono gli, le persone di teatro, ci servono eh, adesso ad esempio il mondo culturale che sta risentendo moltissimo della crisi, abbiamo bisogno di ripensare questi modelli a tutto tondo e, e gli artisti possono e devono lavorare insieme agli scienziati, ai, agli esperti di tecnologia, agli architetti, a chi pianifica eh, le città e ai policy maker e quindi creare questo spazio di innovazione interdisciplinare con l'obiettivo Okay, di rendere poi pragmatici quindi tutta una serie di laboratori di atelier distribuiti in tutta Europa che creano i progetti del Green Deal dal basso eh, questo insomma mi piace un po' chiudere con questa prospettiva di mobilitarci insieme in, in questo approccio perché come diceva anche Michele prima c'è bisogno di questa visione del futuro che però in realtà è una visione del presente cioè in realtà ci aiuta a modificare le cose ma in maniera pragmatica, che secondo me è quello di cui anche i ragazzi poi alla fine hanno, hanno bisogno. È un bellissimo modo di, di terminare questa conversazione con queste appunto parola, concetto dell'utopia pragmatica, che personalmente mi porterò come tutta questa conversazione, vi farete ripensare nelle prossime settimane, sicuramente mi avete dato tantissimi spunti. Io volevo ringraziarvi, quindi Michele De Lucchi, Francesca Avriè e Caterina Sarfatti, de de della bellissima chiacchierata che abbiamo fatto oggi, molto ricca. Personalmente avrei voluto tenere ostaggio altre, non so, due, tre, quattro ore, però mi rendo conto che purtroppo i limiti non, questi limiti qua non ce lo, non ce lo permettono. E speriamo di ritrovarci, sono tante altre domande che ci sarebbero da fare e che magari posso continuare ancora questa conversazione. E grazie anche Internazionale per aver ospitato questo, questo incontro, così come Fondazione Unipolis per, avere, per, averlo, per averlo coordinato. Grazie ancora a tutti e buona continuazione. Grazie. grazie.